Ok, dovrebbe essere partito, sì. Buongiorno, benvenuti e benvenute, siamo all'ottava lezione del modulo A di antropologia culturale, vuol dire che tra un'oretta siamo a metà corso. Quindi alla fine della lezione avremo passato la metà del corso. Come vedete i moduli sono, facendo 6 ore a settimana, sono una cosa molto densa. Allora sì, sono un po', no, sono indietro di 2 lezioni. Cioè sono online su YouTube, ma non ho ancora caricato sul blog il riassunto, diciamo, con i vari link che ho finora prodotto per le lezioni precedenti e che so che può essere molto utile per il ripasso. E soprattutto non ho ancora caricato, vedo se faccio lavoro di fare entrare le persone, perché non so come si elimina la sala d'attesa. E sì, non ho ancora, diciamo, caricato quei pezzi bonus che ho promesso, promesso per la parola grossa, diciamo, che mi impegno a caricare su temi che abbiamo soltanto affrontato rapidamente, soprattutto sul nazionalismo, il processo di nation building. Mi manca, diciamo, quel pezzo dove racconto la seconda motivazione perché tendiamo a sovrastimare il fatto che le culture siano condivise. Ok? Riguardo, uno è di ordine biologico, perché il nostro modo di interagire con il mondo ha bisogno di schemi semplificatori, diciamo, no? Di modelli di azione, quelli che abbiamo poi connessi ai rituali. E la seconda motivazione è invece il fatto che viviamo da 200 anni circa, insomma, dentro un sistema politico ormai globale che vede nello Stato nazionale l'unità inevitabile, quasi appunto naturale, di riferimento per la vita associata, no? Come se essere cittadini di uno Stato, cioè avere una nazionalità in questo senso, sia una cosa scontata. Invece è un prodotto storico, quindi un po' questo pezzo vorrei raccontarlo un po' meglio. Ci ho lavorato molto, io mi sono formato dentro questa riflessione. Cosa succede quando le persone subiscono questo processo di nazionalizzazione? La mia ricerca di dottorato era proprio in Macedonia occidentale greca. Io ho lavorato con una minoranza di lingua slava di passaporto greco, okay? Cioè cittadini greci per passaporto, che però a casa parlavano il macedone, la lingua slavo meridionale, e che non è però riconosciuta dallo Stato greco né come lingua, perché è considerata addirittura un idioma, cioè una specie di una parlata locale, ecco, insomma, non una vera e propria lingua. E i portatori di questa specifica tradizione culturale e linguistica non sono riconosciuti come una minoranza. La Grecia non riconosce alcuna minoranza se non le minoranze religiose. Okay? Cioè, riconosce al suo interno del suo Stato soltanto i cristiani cattolici, gli ebrei e i musulmani. Però, pur se tutti i musulmani nella Tracia sono tutti turcofoni, non li riconosce come turchi. Ok? E quindi mi faceva, per me è stato importante ragionare su cosa vuol dire, no? Appartenere a un posto dove la tua specificità culturale è semplicemente considerata irrilevante, tu sei trattato come un cittadino come tutti gli altri, cioè grecofono e assolutamente è compatto dentro il modello nazionale. Quindi ho cominciato a studiare questi temi, poi ovviamente anche in altre parti, anche in Irlanda, anche in Italia. Quindi c'è un saggetto inedito dal punto di vista dei nazionalisti, che nelle letture ve lo vorrei un po' sbrogliare con un extra, diciamo, 20 minuti perché si capiscano alcuni temi che sennò sono un po' troppo densi. E sicuramente un altro pezzetto che vorrò aggiungere, mi piacerebbe anche fare una lettura un po' commentata del pezzo del mio libro,
La ninfa allo scoglio, il pezzo che si chiama L'orologio di mio nonno, perché spiega in maniera secondo me efficace, l'ho visto insomma spiegandolo e vedendo come gli studenti lo recepiscono, spiega in maniera efficace questa inestricabilità del livello, diciamo, semiotico del senso della cultura dentro la materia della natura, se volete, no? Cioè un po' per spiegarvi anche la mia distanza dal modello di Harari, no? Che ci sarebbe un mondo naturale con una specie di fascia su un ulteriore livello che gli uomini avrebbero spalmato sopra. È un po' più complicato di così. E in quel pezzettino mi piaceva un po' riflettere su questo punto. E poi c'è quello che non abbiamo completato la lezione scorsa, cioè verso una teoria interpretativa della cultura. Io mi sono concentrato, no, sulla storia del mercante ebreo di Cohen, proprio perché so per esperienza che purtroppo lo studio universitario molto spesso tende ad essere efficace. Io dico, sì, questo non è rilevante, vado a vedere le cose importanti, sono le cose teoriche, ma quello che cercavo di dimostrarvi è che non si capiscono le cose teoriche se non si è passato dentro quei piccoli dettagli minuti, il motivo per cui i predoni non uccidono Cohen e i marmusciani guidati dallo sceicco quando quelli vanno a rubare, tra virgolette, le pecore. Tutte cose che dette così sembrano, appunto, chi non c'è entrato dentro dice vabbè, si cazzate, cosa me ne frega a me di quello che è successo 110 anni fa nel deserto fuori da un paesino sperduto del Marocco, nella fase. Quello che mi interessa è capire che l'antropologia è una scienza interpretativa. No, non lo capisci se non passi dentro la storia di Cohen, se non passi dentro il modo in cui Cohen, cioè il fatto come è stata raccontata, no? Come io vi ho raccontato, che cosa? Il racconto che Kiertz ha raccolto negli anni 60 di un uomo che aveva memoria di eventi successi 50 anni prima, c'è tutta una serie di intrecci che vanno sbrogliati. Quindi questa parte io ve l'ho data, penso, in maniera dettagliata. Ho bisogno di analizzare la seconda parte del saggio, quella in cui lui ricostruisce il contesto che consente la thick description, no? La descrizione densa di questo, cioè il contesto per cui riusciamo a capire quelle due paginette scritte in caratteri più piccoli, in quel racconto apparentemente così frammentario e lapidario e poco interessante se uno non c'entra dentro, ok? Quindi, e più o meno vorrei continuare anche così anche oggi leggiamo un saggio di Clifford Geertz che si chiama Gli usi della diversità, tradotto in italiano varie volte, insomma, su un paio di riviste, su una raccolta di saggi e poi da ultimo in una raccolta di saggi generali di Robert Borowski sull'antropologia culturale oggi, si chiamava, questo nel 2000. E poi è stato tradotto in una raccolta di saggi che si chiama Antropologia e Filosofia, un titolo così tipicamente italiano, perché vi dicevo che il titolo originale era Available Light, la luce disponibile, cioè è una serie di saggi, metasaggi se volete, che Geertz ha scritto. Geertz ha sempre insegnato poco all'università, perché presto è andato a finire al Princeton Center for Advanced Studies, che è un po' strano, dove passavano gente come Wittgenstein, gente come Einstein, cervelloni, diciamo, a cui veniva data la possibilità di fare quel cavolo che gli pareva, letteralmente, senza particolari carichi didattici. Princeton funziona, cioè questo Center for Advanced Studies funziona proprio così, cioè per consentire a quelli che si pensano che siano i pensatori più avanzati. Io trovo anche un po' triste, perché secondo me sarebbe stato più importante che avesse anche insegnato queste cose, però era libero di pubblicare sostanzialmente dove gli pareva. Sapete, c'è tutto un sistema pazzesco di peer review per la pubblicazione delle riviste scientifiche, cioè vuol dire che tu devi sottoporre l'articolo ad almeno due revisori anonimi che tu non conosci e loro non sanno chi tu sei, verificano se il saggio corrisponde a certi standard e poi ti danno dei consigli, decidono se accettarlo con modifiche. Ormai è una cosa che si pratica anche in Italia,
però ha dei vantaggi enormi questo, perché consente alla comunità scientifica di autoregolarsi, diciamo, però ha uno svantaggio che tende un po' al conformismo, cioè ci sono delle tecniche per scrivere il saggio pubblicabile, un po' come i finanziamenti, cioè ci sono, e questo non è particolarmente utile nelle scienze. Le scienze dovrebbero essere proprio quel modo di pensare out of the box, come si dice, no? Cioè pensare prospettive nuove, originali, sullo stesso oggetto, che sia un atomo, diciamo, che sia un gruppo, diciamo, di cacciatori raccoglitori. Quello che è importante è quanto l'analisi è non originale nel senso per forza accattivante o attraente, ma quanto ti porta dentro, ti porta a capire meglio quell'oggetto. È probabile che se tu invece sei concentrato tutto a fare contenti peer review, esponendo la bibliografia iniziale, il tema di ricerca, la domanda di ricerca, poi la metodologia, i dati, l'analisi dei dati, le conclusioni. Ecco, per fortuna Keats, lavorando a Princeton e non avendo nessun problema di peer review, scriveva come gli pareva. E questo gli ha consentito di essere estremamente creativo. Questo è uno dei saggi in cui questo è più evidente. Ok? Quindi è uno scrittore, Keats appunto, non ve l'ho mai detto, però insomma, è uno che era un ragazzo della provincia americana che aveva fatto in tempo a partire per la seconda guerra mondiale come soldato, ok? È tornato quindi a 26 anni, quindi è tornato ai 46, 20 anni, dopo essersi fatto un anno e mezzo di soldato, può usufruire del GI Bill. Era una legge che gli Stati Uniti, come è stato ovviamente economicamente avanzato e socialmente, come si può dire, attento alla sua funzione di Stato, era una legge che permetteva, e ancora oggi permette, ai reduci di iscriversi in qualunque università. Le tasse te le paga lo Stato. Come sapete, l'università americana, ci sono anche università pubbliche, però diciamo, i grandi nomi sono le università private, in cui le lettere sono molto costose. Sono tanti meccanismi di grant, di borse di studio, molte più che da noi in Italia, però tende ad essere chiaramente un sistema classista di educazione, inevitabilmente. Ci sono alcune università che sono inarrivabili proprio per ragioni economiche. Ci sono borsisti di tutte le classi, però la GI Bill consentiva a chiunque avesse servito per l'esercito americano, per le forze armate americane, di avere l'università pagata, di farsi il BA, almeno il BA, cioè la triennale, diciamo, potete pagata. E lui, gli piaceva Hemingway, voleva fare lo scrittore e si laurea in lettere, ok, così. Poi era bravo e il suo professore gli dice: senti, c'è la borsa per fare un dottorato, però dovete andare a finire a Bali, in Indonesia, che ne so, ti va? E lui: ma si sa che faccio, cioè, si era sposato credo anche nel frattempo, e prende parte e diventa antropologo così, un po' per caso, perché c'è una disponibilità, ma rimane sempre attento alla dimensione, diciamo, letteraria, umanistica dell'antropologia, che invece in America in quegli anni era molto molto vicina alle scienze sociali, era molto sociologica. Il suo maestro Shields è considerato uno dei padri della sociologia americana. E quindi, cioè, è uno che si è studiato bene i sistemi agricoli, agrari degli indonesiani, non è uno che ha fatto ricerca sul campo un anno e mezzo, non stiamo parlando di un topo da biblioteca, ma no? Uno che ha fatto l'antropologo. Cioè, voi sapete un po' che l'antropologia in quegli anni è... voi siete troppo giovani, però forse Indiana Jones, sapete chi è, no? Avete sentito parlare di Indiana Jones. Ecco, Indiana Jones in realtà è un antropologo. Che poi in Italia ovviamente è venuto come archeologo, ma negli Stati Uniti il personaggio di Indiana Jones è il tipico antropologo americano degli anni 20-30, perché l'antropologia all'epoca negli Stati Uniti metteva assieme antropologia fisica, antropologia culturale, antropologia linguistica e archeologia, perché loro avevano i nativi americani da studiare, quindi dovevano studiare sia le lingue, sia l'organizzazione sociale, sia le differenze razziali. Dicevano, ci dicono ancora così, non c'è tabù della parola razza, tutti,
sia gli scavi archeologici, che ci sono civiltà indiane che hanno lasciato molti reperti, quindi uno che si formava nell'antropologia si formava in tutti questi quattro campi, quindi il modello era un po' quello, romantico sicuramente, ma molto, molto interessante. E Geertz diventa rapidamente uno dei personaggi notevoli dell'antropologia americana, perché comincia a mettere in dubbio alcuni punti che erano considerati inossidabili, soprattutto, come abbiamo visto la volta scorsa, l'empirismo ingenuo della ricerca antropologica, che presupponeva che uno andasse lì con il suo blocco di appunti e dovesse copiare la realtà. Invece vi ricordate tutta la cosa su cui abbiamo appena accennato, ma un po' di cose ve l'ho dette prima di raccontarvi di Cohen. Questa cosa che il nostro dato, il dato di cui disponiamo, è già un'interpretazione. Non ci sono dati brutti, cioè non c'è una macchina che mi filtra delle misurazioni e mi dice quanto dura il tempo di oscillazione di questo pendolo. Io metto lì col cronometro e conto. Quello è un dato grezzo, diciamo. Poi cercherò di capire cosa significa questo per la rotazione terrestre, per la forza gravitazionale. Posso farci 100.000 deduzioni, ma il dato di queste scienze dure molto spesso è raccolto tramite uno strumento oggettivo che mettiamo tra noi, potrebbe essere un barometro, potrebbe essere un cronometro, no? Un misuratore che non dipende da me, e chiunque io metta a fare il rilevatore, il dato dovrebbe essere lo stesso, se non c'è un problema nella macchina o se non c'è un difetto nel rilevatore della persona che sta facendo la rilevazione. Cioè lui non sa leggere i numeri, vabbè, certo, l'autarchia 21, l'autarchia 22, perché non conosce i numeri arabi, è un problema, è un difetto, ma non è un problema della macchina, ok? Cioè invece l'antropologia, vedete, raccoglie la storia di Cohen a un tavolino bevendo del tè con un traduttore, e devi cercare, se quello ti ha detto che Dumarì gli ha dato il consenso verbale, tu scrivi Dumarì gli ha dato il consenso verbale, è sbagliato, abbiamo visto, no? Cioè, però perché è sbagliato? Non l'ha detto così? No, ha detto esattamente così, pessima qualità di rete. Certo che ha detto così, ma il che? È sbagliato perché Cohen non ti stava dicendo, trasportandoti il dato, ti voleva dire quello che lui pensava o nel 1912 o nel 1977 di come erano andate le cose tra lui e Dumarì. E tu ti trovi nel 1977 a dover interpretare la sua interpretazione di un ricordo e la devi poi mettere per iscritto, e noi che studiamo dobbiamo aggiungerci un altro livello di interpretazione. Vedete? Dov'è il dato? Ecco, questa è la cosa che Geertz ha portato all'attenzione di tutti, coniando questo termine di antropologia interpretativa, cioè in cui l'osservazione va ripresa per quello che è una pratica attiva di lavoro, di produzione del dato. Poi lo vedremo quando parleremo più tecnicamente di come funziona l'etnografia, cioè la ricerca sul campo. Che cosa cavolo fa l'antropologo o l'antropologa sul campo? Dovete, c'è una lezione apposta, non venerdì, penso che sia fra tre lezioni, credo, perché qua abbiamo la parentela, e venerdì abbiamo la globalizzazione, poi abbiamo la parentela e poi dovremo avere la metodologia. Ok? Quindi noi abbiamo bisogno di elaborare consapevolezza, la maledetta formica, no? Che guarda mille piedi. Consapevolezza del fatto che stiamo interagendo su un terreno in cui non ci sono dati da raccogliere come funghi e da mettere nel cestino dell'etnografo. Non è così. Ok? E diventa famoso, suscitando anche una serie di risentimenti, di problemi, ma non è vero, ma così, vabbè. E comincia a scrivere e diventa un personaggio pubblico di fatto. Diventa un intellettuale che scrive su The Atlantic o su, non so, forse su New York Times, sui giornali in cui l'intelligenza e l'intellettualità riflette sul mondo e su se stessa. Diventa
quello che magari in Italia più che altro fanno, che ne so, chi, filosofi, poi chi c'è che lo fa, qualche psicanalista, avete presente? Questi personaggi pubblici che vanno nei talk show o che vengono interviati, adesso i virologi, figuriamoci, insomma, no? Cioè questi tuttologi a cui si chiede un po' di tutto, non voglio citare Sgarbi perché è il modello deleterio, diciamo, no? Però avete capito, questo intellettuale a cui ci si rivolge per dire che succede, c'è questo problema, pensiamo che la tua visione sia interessante. E in Italia non c'è mai stato un antropologo che abbia rivestito questo ruolo, mai. Semplicemente perché l'antropologia in Italia è una scienza molto molto marginale, molto secondaria, molto piccola, poi che per molto tempo è stata legata alle tradizioni popolari più che allo studio dell'alterità primitiva, no? E abbiamo avuto forse un grande nome, Ernesto De Martino. E in quegli anni là, negli anni 50, primi anni 60, ancora la disciplina racconta Dino Palumbo, un grande antropologo che lavora a Messina, che ha scritto proprio la storia dell'antropologia italiana da questo punto di vista, lo strabismo della Dea si chiama. Demo etno-antropologico è la sigla che definisce l'antropologia in Italia. Demologia, etnologia e antropologia. Demologia sarebbe folklore, se volete, gli studi di folklore, tradizioni popolari, no? Demos è il popolo in questo senso. Etnologia sono gli etnoi, sono i popoli esotici, se volete, quindi l'etnologia. E l'antropologia sarebbe la capacità di riflettere teoricamente, cioè di elaborare teorie a partire da questi dati demologici e etnografici. Alberto Mario Cinese, che è stato uno dei grandi maestri dell'antropologia italiana nel secondo dopoguerra, aveva cercato di tenere assieme tradizioni diverse, cioè gli antropologi italiani vengono da tradizioni che vengono o addirittura dalla letteratura, dagli studi della letteratura popolare. Ok? Pochi vengono dalla sociologia, dagli studi, diciamo, di scienze sociali. La gran parte vengono appunto dalle scienze più letterarie. E si trattava di poche decine di persone, quindi hanno fatto un unico settore scientifico disciplinare, un unico che oggi comprende 150 persone, 160 forse nell'accademia strutturata, diciamo, nelle università italiane. Calcolate che i sociologi sono 10 volte tanto, per farvi capire le proporzioni, insomma, è una piccola disciplina, molto poco rilevante. Invece negli Stati Uniti, per ovvie ragioni, perché diciamo loro la diversità ce l'avevano esplicitamente interna, insomma, le riserve indiane stavano lì, e poi l'espansionismo militare economico americano l'ha portato a controllare tante zone del Pacifico, avete presente, insomma, dove fatalità hanno studiato poi molti antropologi, insomma, che potevano seguire anche il movimento delle truppe o dell'economia americana sul pianeta. Quindi Keynes è un personaggio pubblico e nel 1986 scrive questo saggio, Gli usi della diversità. E allora diciamo, ne parlerò un po' così a braccio, però vi caricherò nella cartella studenti una sintesi che ho fatto molti anni fa del testo, in modo che possiate anche voi poi recuperarne il percorso, eh? E anche vi caricherò un testo che ho scritto sul mio blog un anno e mezzo fa, in cui me la prendevo con Ernesto Galli della Loggia, non so se lo conoscete, professore di filosofia politica, insomma, ha insegnato per tanti anni all'Università di Perugia, credo che lo stesse, e che aveva scritto un saggio in cui distingueva l'etnocentrismo dal razzismo. Dice razzismo, e invece l'etnocentrismo è un atteggiamento normale. Ok? E lo faceva citando un articolo, un saggio di Claude Levi-Strauss. Chi poi dice Levi-Strauss viene bocciato sonoramente agli esami. Perché si dice, oppure chi dice Strauss, ancora peggio, è un signore francese di origine chiaramente ebrea che aveva un doppio cognome, che è Claude Levi-Strauss. È stato il più importante antropologo del Novecento, cioè
riuscito a fare, l'inventore dello strutturalismo in antropologia culturale. Se voi parlate con un intellettuale medio, un professore universitario, un giornalista affermato, qualunque cosa, e chiedete un nome di un antropologo, normalmente tutti sanno nominare, tutti, Lévi-Strauss, e poi un altro che va molto di moda, ultimamente Marc Auger. Auger l'avete sentito, il non luoghi, no? Tipico provincialismo degli italiani, cioè ci siamo persi delle fette normali a Salins, che è ben più importante, secondo me, di Marc Auger, non lo conosce nessuno. E invece Lévi-Strauss, morto penso una decina di anni fa, aveva, aveva passato i 100 anni, è stato veramente uno stravolgimento. E quindi insomma c'era Galli della Loggia che sul Corriere della Sera legittimava l'etnocentrismo, distinguendolo dal razzismo, insistendo sul fatto che l'etnocentrismo è naturale, come ci insegna l'88enne Lévi-Strauss negli anni 90, qualcosa del genere. Un Lévi-Strauss che era nato incendiario e stava morendo pompiere, per capirci, insomma, no? Era nato, aveva scritto dei libri incredibilmente sovversivi, Tristi Tropici, una specie di racconto di viaggio. Lui è ebreo, deve scappare dall'Europa durante la guerra mondiale e finisce per un certo periodo in Sud America, poi rimane negli Stati Uniti a New York e poi tornerà in Francia solo dopo la guerra. Lui non era un grande antropologo da campo, Lévi-Strauss, era un teorico, un grandissimo teorico. Fatto un lavoro di sistematizzazione di tutta la mitologia americana degli indiani nativi, dimostrando che i miti indiani sono una specie di grande discorso che il pensiero umano fa su se stesso, cioè attraverso una serie di trasformazioni. Per cui il mito parte da un mito di un paese, di una popolazione che sono delle pianure. E c'è il personaggio maschio che va a caccia di un bisonte e viene poi ucciso da un coyote. Poi scopre che nel 200 km più a sud c'è un personaggio femmina che va a caccia di coyote e viene ucciso da un bisonte. Capito? Tutta una serie di trasformazioni che effettivamente sono impressionanti, perché fa tutto il giro delle due Americhe, leggendosi i resoconti, le mitologie raccolte dai missionari, dai viaggiatori e dagli antropologi tra 800 e 900, una cosa mostruosa letteralmente, e ci ha costretto come antropologi a ripensare la parentela, come sono organizzati i sistemi di parentela, una cosa su cui vi tormenterò la settimana prossima, non vi preoccupate. Quindi insomma, Lévi-Strauss, però poi è un po' come se fosse, si avesse ceduto a un conservatorismo che non è di per sé sbagliato, è conservatorismo. Io non sono così convinto che bisogna per forza essere ogni volta rivoluzionari, insomma, tanto più quando si fa ricerca scientifica. Però insomma era diventato un po' chiuso, e ha scritto dei saggi in cui l'idea di cultura che trasmette è completamente fuorviante. È l'antitesi di quello che per esempio ho cercato di insegnarvi io. E quindi, sostanzialmente, Galli della Loggia giustifica da intellettuale pubblico l'etnocentrismo nel 2020, sulla base di un vecchio saggio di Lévi-Strauss che era già stato massacrato, distrutto nel 1986 in questo saggio di Kiertz. Vedete? Provincialismo, diciamo, tipicamente intellettuale, cioè invece di dire vediamo come è stato accolto questo saggio del grande Lévi-Strauss, e 35 anni fa era già stato smantellato questo saggio, allora vediamo un po' come Geertz se la prende con chi? Con quelli che dicono che tutto sommato un po' di etnocentrismo non è che sia tutto sto gran male. Il razzismo sì, ci mancherebbe, ma l'etnocentrismo no. Allora, il saggio è gli usi della diversità, però lui dice si potrebbe anche intitolare il futuro dell'etnocentrismo. Che ci faccio con l'etnocentrismo? Intanto definiamolo, no?
L'eterocentrismo è un atteggiamento tipicamente etico, cioè che ti consente e morale anche di giudicare e di praticare certi valori, sulla base del fatto che pregiudizialmente tu consideri il tuo sistema di valori quello ovvio, scontato, naturale o addirittura elettivamente migliore. Ok? L'eterocentrismo è il millepiedi che cammina sereno. È che non si chiede, cioè, e che se eventualmente vede qualcuno che invece di avere 1000 piedi ce ne ha 4 soltanto, dice, bah, che barbari arretrati quelli, soltanto 4 piedi hanno. O addirittura vede uno che cammina su 2 zampe, anatema, demonio, deve essere sicuramente il portatore del male. Questo è l'etnocentrismo, no? È pensare, quello che pratico io, guardate, il modo migliore per capirlo è pensate al cibo. Facciamo una fatica bestia a renderci conto com'è possibile che a quelli lì gli piace veramente quella schifezza. È facile che abbiamo questo pensiero, no? Poi ci sono cosmopoliti, quelli appunto che invece dicono, anzi si vantano, io sono un po' uno di questi, si vantano di dire ma no, ma come verifichiamo, assaggiamo, ma tante persone facilmente hanno, ma vabbè, ma io, è ovvio che mangio questa cosa qui, ma è ovvio, ma ti pare che posso mangiare quella merda? Questo è come l'eterocentrismo, è tutto qua. Cioè, si vede chiaramente nel cibo, no? Si vede particolarmente nel cibo. No, perché il cibo, vi dicevo, ha questa indispensabile connotazione di essere contemporaneamente attraente e repellente, perché ce ne abbiamo bisogno, quindi attraente, se c'è un gruppo appunto, vi ricordate, il gruppo di scimmie, tra tutte le quante là, andiamo a vedere che sicuramente si magna. Però poi c'è anche il rischio che ti metti nello stomaco qualcosa di pestifero. E quindi, che è sta roba? No? Ecco, quindi... L'etnocentrismo è questa convinzione che ci sia una specie di pendolo delle varietà culturali e che noi siamo inevitabilmente il centro, il punto di equilibrio. E gli altri sono squilibrati o per ignoranza o per malignità. O sono proprio appunto barbari o sono proprio maligni. Ok? Questo è un po' l'immagine che dovete darvi. Quindi Kierz è abbastanza sorpreso nel leggere che nel 1971, parlando all'UNESCO, l'Organizzazione delle Culture, l'organizzazione che si occupa della diversità culturale, diciamo, delle Nazioni Unite, Levi-Strauss cercava di sostenere che tutto sommato non è che uno deve per forza innamorarsi delle culture altre e che ha tutto la legittimazione di essere disinteressato della cultura altrui. Vi leggo un altro pezzetto. Questo è Levi-Strauss nel 1971 che racconta come è andata a finire un suo discorso. Era probabilmente motivato dal fatto, la scelta, diciamo, di parlare della lotta al razzismo e alla discriminazione razziale in un modo nuovo, e dal fatto che 20 anni prima, nel 1951, avevo scritto un pamphlet intitolato Razza e Storia, tradotto in italiano da subito, esso pure commissionato dall'UNESCO, nel quale enunciavo alcune fondamentali verità sul fatto che gli esseri umani sono tutti uguali. 1951, parliamo di 6 anni dopo l'apertura dei cancelli di Auschwitz. E ve l'ho detto, insomma, non è stato un evento banale, al di là dell'aspetto orrendo, ma concettualmente nel modo di pensare dell'Occidente, perché ha segnato, no, la fine dell'inevitabilità dell'idea di un progresso, no?
Nel 1971 mi accorsi subito che ci si aspettava soltanto che le ripetessi quelle verità fondamentali. Ora, già a quel tempo, per ottemperare alle istituzioni internazionali a cui più che non oggi mi sentivo tenuto dal credito, avevo nella conclusione del testo alquanto forzato il tono. Forse per via dell'età, certo per via delle riflessioni suscitate in me dallo spettacolo del mondo, questa compiacenza adesso mi disgustava. Questo, oh, com'è bella la diversità culturale. L'antropologo più famoso del mondo nel 1981 dice: questa compiacenza adesso mi disgustava. Ero convinto che per essere utile all'UNESCO e adempiere onestamente alla missione che mi si affidava, dovevo esprimermi in tutta franchezza e dire quindi che non è vero che tutte le culture sono uguali, che non è vero che tutte le culture sono più varie, ok? E che è sano che le culture, che i portatori di cultura si sentano più vicini alla propria e meno emotivamente legati all'altra. Ovviamente chi può negare la ragionevolezza di questa affermazione? Ma è le conseguenze che ne trae Lévi-Strauss che sono sbagliate. O se volete, mettete ancora meglio, i principi, diciamo, gli assiomi sulla base di cui lui deduce questo giudizio di non uniformità del valore morale delle culture. Quindi, Lévi-Strauss dice: non bisogna confondere il razzismo con atteggiamenti che sono invece normali, anzi persino legittimi e in ogni caso inevitabili, cioè con l'etnocentrismo, sebbene Lévi-Strauss non usi qui questo termine. Ok? Stiamo parlando di una specie di... l'articolo di Galli Laloce non fa che riflettere esattamente questo argomento 40 anni dopo. È una bella differenza il razzismo dall'etnocentrismo. È un atteggiamento di attaccamento emotivo alla patria, alla tradizione, al bagno del mio paese. Che male c'è? Effettivamente non c'è niente di male, però andiamo un po' sotto a vedere se un antropologo dice una cosa del genere, quali sono le conseguenze? Si tratta, allora, qual è la motivazione? Cioè, noi abbiamo bisogno, dice Lévi-Strauss, di questo, di questa specie di sospetto pregiudiziale per la cultura altra, per la diversità culturale, perché? Per lo stesso principio per cui non ci piacciono gli OGM. Perché non ci piacciono gli OGM? Perché abbiamo paura che messi in circolazione, una volta che uscissero dai laboratori, rischierebbero di inquinare o ridurre la diversità biologica, no? Cioè tendono ad essere pervasivi e quindi noi non vogliamo perdere la diversità biologica, proteggiamo la speciazione naturale. La stessa cosa, dice, dovremmo fare con le culture. Le culture devono essere considerate come entità da proteggere. Perché da proteggere? Perché quello è il patrimonio dell'umanità, è la diversità che può essere garantita solo a patto di mantenere viva la, come si può dire, la creatività locale. Se io mi innamoro ogni giorno di uno stile musicale diverso, e prima ascolto questo, poi mi ascolto questo, poi mi ascolto questo, poi ascolto tutto quanto, questo, dice Lévi-Strauss, qua cominciamo ad avvicinarci al punto debole della sua argomentazione, questo non farà altro che ottundere la mia capacità di giudizio e quindi a spegnere o attenuare molto la mia creatività culturale. Vediamo come lo dice Lévi-Strauss. Si tratta forse del prezzo da pagare affinché i sistemi di valori di ogni famiglia spirituale e di ogni comunità si conservino e trovino in se stessi le risorse necessarie a rinnovarsi. Se esiste tra le società umane
un certo ottimo di diversità che non deve essere superato, ma sotto il quale non si può neppure scendere senza pericolo, si deve ammettere che questa diversità risulta in buona parte dal desiderio, presente in ogni cultura, di opporsi alle culture che la circondano, di distinguersene, insomma, di essere se stessa. Le varie culture non si ignorano, all'occasione si scambiano prestiti, ma per non dissolversi hanno bisogno che sotto altri aspetti sussista tra loro una certa impermeabilità. Quindi, tradotto, l'etnocentrismo è il preservativo, letteralmente, che impedisce, no, alla diversità di infettare troppo in profondità la mia specificità culturale. Vedete? Chiaro? Attenti, perché lo so quanto è attraente questa immagine. Lo so. Tanto più in questo periodo. Siamo nel periodo in cui acquisiamo consapevolezza del melange, del mescuglio, e tendiamo a illuderci, vi ricordate? Che ci siano i francesi, i tedeschi, gli italiani, originariamente, e che oggi, signora mia, c'è tutto un mischione. Siccome viviamo in questo modo di pensare, e tutti i vari pali del paese, le tradizioni riscoperte, le cose, ci continuano a ronzare nell'orecchio che una volta sì che invece era tutto quanto chiaro, distinto e bello, creativo, uniforme, visto che quello il discorso che tende a dominare, al di là, attenti, al di là delle differenze, delle opzioni morali o addirittura politiche, secondo me, cioè non è né di destra né di sinistra, o è sia di destra che di sinistra, purtroppo, questo modo di vedere. Okay. Visto che questo è il clima, dobbiamo stare molto attenti a leggere quello che Lévi-Strauss propone. Ci sta dicendo, un po' di impermeabilità garantisce la compattezza e soprattutto la creatività. Ma ve lo immaginate un artista italiano che sta lì a perdersi di via col francese, con l'inglese e col dialetto, e poi si impara pure un po' di qualche lingua esotica. Cosa gli resta? Come fa? Come fa? Rischia, no, di perdere la specificità della sua tradizione culturale. Oh, beh, è chiaro che sto citando, cioè poi è chiaro che a me sta cosa fa vomitare, proprio per riprendere Bourdieu. Chiaro? Soltanto so quanto può essere attraente, quindi bisogna che ci ragioniamo con calma. Quindi questa è la posizione di Lévi-Strauss. L'etnocentrismo è una specie di garanzia protettiva, di vaccino, per la metafora attuale, di vaccino che ci consente di tenere a distanza il virus della diversità che rischierebbe di far perdere la specificità della propria cultura. Ok? Si profila, vedete, l'eventualità che proprio a causa del venir meno dell'indifferenza l'integrità svanisca. C'è il timore che, vabbè, sì, quelli là sì, a sto punto, però se questi continuano a martellarmi con la loro musica di quel tipo là, con quella scala pentatonica che io manco sapevo cosa fosse, però adesso sono arrivati anche qua, ma sai che c'è? Andiamo a sentire, e io ho aperto l'integrità. Ma vedete che cioè, io ve l'ho già detto, no? Ve l'ho già spiegato nelle prime lezioni perché non può reggere una lettura del genere, ma cerchiamo di arrivarci un pezzo alla volta. Non potendo abbracciare né il relativismo, cioè ogni cultura uguale all'altra, né l'assolutismo che potremmo chiamare oggi il sovranismo culturale, la mia cultura è l'unica cultura degna di questo nome, i nostri filosofi, storici,
e scienziati sociali sembrano optare per quella sorta di impermeabilità del noi siamo noi, voi siete voi, raccomandata da Lévi-Strauss. Ok? Lui dice, Lévi-Strauss è diventato, vediamo quando parla di Rorty, poco dopo, ok? Quindi, capito? Cioè, proprio perché vogliono rimanere distanti da un relativismo in cui appunto tutte le vacche sono grigie e soprattutto in cui uno diventa incapace di fare, anche se tutto equivale a tutto, non c'è più gerarchia, se non c'è più gerarchia non c'è più movimento, non c'è più scelta. Che cosa scegli? La scelta implica sempre una qualche preferenza, quindi una gerarchia. Se tutto equivale a tutto, tutto equivale a tutto, sei ridotto all'impotenza. Quella è la verità. E il relativismo, non c'è nessuno che pratica questo relativismo, eh? C'è un altro bellissimo saggio di Gates che si chiama anti-relativismo. È un fantasma, è un fantoccio, questo relativismo in cui ci sarebbero degli esseri umani, dei fricottoni così radicali, così totalizzanti, per cui qualunque cosa gli va bene, ma non è vero. Non è vero. Ma sì, appunto, però temendo questo, e ovviamente non potendo accettare il sovranismo culturale, non è ancora arrivato Salvini, insomma, a legittimarlo per la buona borghesia, non essendo ancora arrivato legittimato il sovranismo culturale, cioè prima gli italiani, prima America First, queste cose qua, in cui esplicitamente si dice sti cavoli degli altri, prima ci siamo noi, non volendo fare né questo né quello, allora molti filosofi, molti pensatori, molti scienziati sociali sembrerebbero trovare molto accattivante questo pensiero di dell'impermeabilità proposto da Lévi-Strauss. Beh, tutto sommato c'è un pochino, con moderazione, un po' di eterocentrismo, è proprio tutta questa, perché che male c'è, ok? Adesso non è importante, Gears nel terzo paragrafo cerca di spiegarci che cos'è che ha legittimato quest'idea chiusa di cultura, e c'è sicuramente il fallimento delle speranze, diciamo, della modernizzazione del terzo mondo, lo smascheramento delle utopie marxiste, dice, e la convinzione. Complotto dell'impermeabilità. La convinzione è sempre più diffusa che la prospettiva di un consenso universale su questioni normative sia ancora di là da venire, cioè nessuno sembra preoccuparsi di ricercare un'opinione comune. E quindi alla fine dice, vabbè, accontentiamoci. Uno, diciamo, degli autori che più ferisce Gears, perché cede, nel senso che uno degli autori che Gears più ama è Richard Rorty, uno dei grandi, cioè, pensatori dei filosofi americani, che tiene assieme, se volete, l'ermeneutica e la pragmatica. Il pragmatismo americano, il pragmatismo di Rorty, è caratterizzato proprio dal tentativo di ridurre, di considerare la filosofia per quello che lui dice che debba essere. Che cos'è la filosofia? È inutile come metodo scientifico per arrivare a elaborare principi universali o morali o di etica, di comportamento, non serve a niente. L'unica cosa che può fare la filosofia è darti una bella pacca sulla spalla e dirti ok, sta tranquillo, potrebbe andare, è la consolazione, no? Il principio boeziano della filosofia come consolazione, come pratica, esercizio che ti fa stare un po' meglio di come staresti se non lo praticassi. Ok? Attenti bene che però questo principio in Rorty, dal punto di vista della diversità culturale, acquisisce delle connotazioni imbarazzantemente etnocentriche. Perché Rorty cosa dice? Ok, se il filosofo questo deve fare, cioè una comunità cosa deve fare? Deve stare bene con se stessa. E qual è il modo migliore per stare bene con se stessa? Non sentirsi peggio degli altri. Anzi, eventualmente, darsi di gomito e dire wow, guarda che culo che siamo, io non c'ho mica turbante. Ma
le nostre donne mica devono mettersi il velo, mica mangiamo grilli, no? Mica ci abbiamo la poligamia, no? Mica viviamo nelle campagne, mica ci abbiamo l'anello al naso, vedete? Cioè, questo senso di rassicurazione del gruppo a cui appartieni, no? Tutto sommato non è così male il gruppo a cui appartieni. Guarda quegli altri come sono inferiori, ma ovviamente non sono degli altri veramente rappresentati, sono delle silhouette, delle macchiette, sono quelli delle barzellette, sono i tedeschi delle barzellette, sempre capoccioni, sono i francesi delle barzellette, sempre snob, no, non sono vere rappresentazioni. Quindi vedete, l'etnocentrismo servirebbe per Rorty, mentre per Lévi-Strauss è una specie di garanzia della sopravvivenza della propria specificità grazie al mantenimento della creatività interna culturale che non viene inquinata. È come su una tavoletta, una tavolozza di colori, no? Se tu meschi tutto, che colore viene fuori? Che colore viene fuori? Se si mischiano tutti i colori su una tavolozza di colori a olio? Ecco, che è il colore della cacca, ragazzi. Perché la cacca c'ha quel colore? Esattamente per questo motivo. È il colore della cacca che non è particolarmente attraente. Ecco, Lévi-Strauss dice no, perché sennò ci troviamo con delle culture che hanno quel colore lì, se lasciamo miscolare tutto. Invece quello che è bello, no? Che noi siamo blu, quelli sono rossi, quelli sono verdi e così via. Quella è la bellezza. Invece Rorty dice, non è quello, non è che voglio salvaguardare la specificità altrui. Quello che mi interessa come filosofo, tanto più come filosofo pragmatico, è darci un po' una pacca sulla spalla, dire dai su, forza, andiamo avanti, cerchiamo di tirare avanti la baracca, e quando serve di darci un po' di gomito e dire guarda quelli che ridicoli, guarda quelli che malvagi, guarda quelli che ignoranti. Ok? Di nuovo l'etnocentrismo riveste questa funzione, una positiva. Ok? E qui Keats gli sta ribollendo il sangue. Perché dice che un filosofo con il quale io mi identifico, un filosofo del pensiero liberale borghese americano, dica una cosa del genere, mi fa veramente male. Che lo faccia un antropologo, mi fa veramente morire. Cioè quell'antropologo legittimo, l'etnocentrismo, lo trovo la cosa più assurda che ci possa essere. Perché? Se legittimi il disinteresse, ti sei tagliato il motivo per cui tu lavori. No. Che cosa? Ma come fai a fare antropologo se parti da questo principio? E se quello di Rorty è un consiglio da uomo quasi disperato sulle condizioni della propria società, se per andare avanti la società deve convincersi semplicemente di essere migliore degli altri, e quindi su un orgoglio tutto elaborato attorno a una finzione di costruzione dell'altro, perché non c'è nessuna costruzione, nessun dialogo con l'altro. E questo mi fa male, dice Keats. Quello di Lévi-Strauss è un principio che legittima l'etnocentrismo su una premessa doppiamente errata. E dovreste già saperlo. E pensate a che idea di cultura sta, da che idea di cultura parte Lévi-Strauss per elaborare la sua giustificazione dell'etnocentrismo sulla base che funzionerebbe come una specie di cordone sanitario che garantisce la creatività interna. Vedete, i due errori fondamentali che abbiamo già accettato in una certa visione della cultura sono sempre lì presenti. Il primo errore è pensare che le culture siano nettamente divisibili, che ci sia la cultura A diversa dalla cultura B, e non invece un continuo di meme culturali, di elementi culturali
che in un certo momento chiamiamo, in un certo spazio, chiamiamo cultura italiana, cultura francese. Quindi il primo errore è la nettezza della distinzione. Il secondo errore è la paradossale convinzione che all'interno tutti siano come te, che tutti i membri della tua cultura siano di fatto uguali a te. Cioè l'omogeneità è l'altro errore paradossale. Detto da un antropologo fa veramente male. Se poi questo antropologo, cioè, è l'unico che viene letto dagli intellettuali pubblici, capite che siamo messi veramente, veramente molto male. Per spiegare il suo stato d'animo, Lévi-Strauss utilizza una metafora. Noi siamo, dice Lévi-Strauss, come passeggeri sui treni delle nostre culture, ognuno dei quali viaggia sul suo binario, alla sua velocità e nella sua direzione. I treni che viaggiano parallelamente a noi, nella stessa direzione e alla stessa velocità, riusciamo forse a intravederli quando guardiamo fuori dai nostri scompartimenti. Chiara la scena? Ma i treni che viaggiano su un binario traverso, o quelli che viaggiano attraverso, o quelli che procedono su un binario parallelo in direzione opposta, non li vediamo. E qui cita letteralmente: ne ricaviamo soltanto un'immagine confusa e fugace, a stento identificabile, per lo più ridotta a un puro oscuramento momentaneo del nostro campo visivo, che non ci fornisce alcuna informazione su quanto avviene, ma ci irrita soltanto perché interrompe la placida contemplazione del paesaggio che fa da sfondo ai nostri sogni a occhi aperti. Fate, cercate di visualizzare questa immagine. Secondo Lévi-Strauss, la cultura quindi è un vagone di un treno, oppure, ok, è un treno. Le altre culture sarebbero treni che al massimo possiamo intravedere se vanno nella stessa nostra direzione e possibilmente anche alla velocità. Quindi quando si entra in stazione, se volete, no? Avete presente che quando si entra in stazione, una volta almeno era così, negli scambi prima di entrare sui binari. Ok? Ma guardate la scena. Se invece, che cosa succede con i treni trasversali o quelli addirittura che vanno in direzione opposta? Ci irritano perché interrompono che cosa? La placida contemplazione del paesaggio che fa da sfondo ai nostri sogni ad occhi aperti. Ma di chi sta parlando, scusate? Chi è questo che contempla placidamente il paesaggio e fantastica di sogni a occhi aperti? È come il mille piedi che cammina tranquillo. Ma chi è? Cioè, visualizzate la scena. Chi è quella persona? L'individuo. Lévi-Strauss. Lévi-Strauss stesso. Lui si è di fatto identificato con tutta la cultura. Ma quando mai? Allora, appunto, cioè, intanto questa cosa pazzesca che le culture siano addirittura treni su binari diversi. Esempio. Perché Galileo della Loggia dice, certo, il fastidio, no, di avere i nicediani che si comportano in quel modo, o quale sarà questo modo, poi non lo so, no? O il fastidio dell'odore della cucina dei bangladesi.
Oppure addirittura il fastidio di avere un rom vicino di casa. Questo è normale, dice, questo fastidio, no? Cioè, questo è il rom. Sono bisogno perché è il rom. Io ne conosco a decine che sono rom e cittadini italiani. Come conosco tantissimi bangladesi che cucinano bangladese, cittadini italiani. Conosco anche tanti italiani che cucinano bangladese. Però me lo devi spiegare allora. Poi, quando faccio il curry, i miei vicini di casa non hanno ragione a incazzarsi perché il curry non è italiano, ma sono italiano io. L'Islam non è parte della cultura italiana, quindi è normale che suscita un sospetto. Ma se uno è nato, come ne conosco io, è nato in provincia di Roma, cresciuto in famiglia cattolica e a 25 anni si è convertito all'Islam, smette di essere italiano? Smette di essere italiano? No. Appunto, ragioniamoci, perché sembrerebbe di sì a questo punto. Sembrerebbe che va a stare in un altro treno. Allora, signor Lévi-Strauss, grande maestro, con tutto rispetto, ma nel tuo compartimento, ma te lo sei preso tutto tu, hai pagato tutti i biglietti. Cioè sei soltanto tu che contempli il paesaggio? E stai pensando al prossimo saggio che dovrei scrivere sul decadimento della cultura occidentale? Ma il tuo vagone è pieno, vedo, di ragazzini di seconda generazione con gli stereo a palla, con le cuffiette, ci sono le signore che chiacchierano degli affari loro, c'è la signora Giuliana, ve la ricordate, che parla dei bei tempi. C'è un casino del tuo scompartimento. Ma com'è che ti irrita soltanto la diversità dell'altro binario, del treno che ti dà fastidio? Guardati un po' attorno. Claude Lévi-Strauss, nato in Belgio, ma appunto di chiare origini ebraiche. Come fai a farti coincidere con la cultura francese? Come Galli della Loggia, no? Che piange sulle rovine di Notre Dame in fiamme, però si dichiara ateo impenitente. Si può essere atei impenitenti e essere perfettamente italiani al punto di piangere sulle rovine di Notre Dame in fiamme, ma si può essere buddisti impenitenti e essere comunque cittadini italiani? Questa diversità, cioè dov'è il confine della diversità? Siamo sicuri che sia veramente negli altri treni? O è un'immagine completamente sbagliata quella che stiamo dando, delle culture come pacchetti, come scatole nettamente distinte le une dalle altre e al cui interno ci sarebbe soltanto la l'omogeneità? Dovevamo aspettare l'immigrazione per rendercene conto? Oppure in realtà qualunque bambino calabrese o molisano emigrato in provincia di Venezia negli anni 60 e deriso in classe perché Terrone ti sapeva dire benissimo cos'era la diversità con lo stesso passaporto? Cioè questa finzione, no, delle culture come pacchetti omogenei è quello il vero dramma. E per provare, ce la facciamo. E è lì che lui cita Arthur Danto, no? La diversità non è che inizia nell'entrecasteur, non inizia oltre mare, nell'altro binario. La diversità inizia lì, ve l'ho detto già, dove finisce la vostra pelle. Quindi pretendere, capito, che l'altro venga da fuori e non debba inquinare la tua specificità e creatività, perché e quindi tu hai diritto ad essere eterocentrico, mentre no, sei cattivo se sei razzista, no, però se sei eterocentrico va bene. Ma che modo è? Cosa ci fai con l'eterocentrismo? Cosa ti serve quando c'è un riferimento di nuovo a Wittgenstein con questa frase:
si dice che allora, l'idea di ancorare i sentimenti, il pensiero e i giudizi a una forma di vita, cioè alla propria microcultura locale, viene intesa nel senso che i limiti del mio mondo sono i limiti del mio linguaggio, il che non è esattamente ciò che si diceva. Ciò che si diceva era naturalmente che i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo. Capite la differenza? Cioè dire i limiti del mio mondo sono i limiti del mio linguaggio significa dire io sono così, non posso farci niente, scusatemi, ma io proprio quelli non li capisco. Invece i limiti del linguaggio sono i limiti del mio mondo vuol dire espandi la tua conoscenza e vedrai che il tuo mondo ti si allarga. Impara nuove lingue, nel senso metaforico di incontra la diversità culturale, non temerla pregiudizialmente perché questo inquinerebbe il tuo mondo. Non sono alternative a noi, gli stranieri, la bufala della sostituzione etnica, no? Sapete, no? Circola questa voce, soprattutto tra i gruppi più stupidamente conservatori, della sostituzione etnica, che, visto che fanno un sacco di figli i musulmani, soprattutto i maghrebini, fra 30 anni hanno fatto il conto, no? Che ci avranno fra 50 anni, fra 70 anni, quello fra 100 anni, che ci avranno sostituiti. Capite l'assurdità? Qual è l'assurdità? È quella di pensare che la trasmissione culturale, cioè l'appartenenza a un gruppo, sia ereditata biologicamente. Io non faccio, i miei figli non fanno gli antropologi. E chi te l'ha detto che i figli dei magrebini facciano i magrebini? Quindi gli altri non sono un'alternativa a noi, sono eventualmente un'alternativa per noi, un'altra possibilità da prendere, da lasciare. Cioè non è che se apre un ristorante cinese, ogni volta che apre un ristorante cinese una pasta alla matriciana muore. Un ristoratore, capito, o di un'osteria romana muore. Non funziona così. Non funziona così. E ben venga, ristorante cinese. Offerta di mercato. Siamo nel mondo in cui le scelte, per fortuna, sono tante. E non è sempre un male che siano tante, quello no. Non è sempre un male, anzi, probabilmente è un bene. I gradi di libertà si possono misurare anche sulla base, sull'opzione di scelta. Però non mi butto sul conto filone e chiudiamo con questo racconto che Levi Strauss fa e su cui vi chiederò perché lo fa. È il racconto dell'indiano ubriacone, usato apposta due parole non politically correct, perché invece di dire nativo americano dice indiano, invece di dire una persona con problemi di alcolemia eccessiva dice ubriacone, the drunkard proprio, dice, ok? Siamo nel sud-ovest degli Stati Uniti, ok? E la parte più povera degli Stati Uniti, zona di riserva indiana, gli indiani lì sono in pueblo, sono popolazioni che sono state oppresse veramente per molti decenni. In quelle condizioni sociali sono tremende, la disoccupazione altissima, il tasso di alcolismo, di criminalità, abbandono scolastico, sono proprio zone molto molto difficili, e anche tra le comunità, diciamo, non indiane ci sono indicatori sociometrici molto molto bassi rispetto, oppure molto divergenti rispetto alla media nazionale. E un gruppetto di, come si dice, di utopistici, come si dice, di filantropi, di giovani medici, laureati magari nella Ivy League, nella East Coast o nella West Coast, nelle buone università, di medici, invece di andare a fare la liposuzione ai signori miliardari in Florida, invece di aprire una clinica di liposuzione di botulino per gli anziani, per i castri anziani che vanno a svernare in Florida, vanno nel sud-ovest, lì, in quella zona lì, e aprono un centro dialisi,
che è il centro dialisi con il cosiddetto rene artificiale, dove le persone che hanno problemi ai reni possono andare, a seconda della gravità del loro, in attesa appunto di un trapianto di rene. Sono cure molto complicate che vanno applicate seguendo dei protocolli molto rigorosi. Le persone che si sottopongono hanno anche una dieta da seguire. Il lavaggio del sangue richiede ore anche della macchina, e quindi non ce n'è per tutti. Bisogna fare una lista e vedere sul territorio quanti ne hanno bisogno. Quindi fanno questo controllo sul territorio e cominciano a mettere le persone in lista a seconda dell'emergenza e anche delle loro condizioni. Certo, un padre di famiglia che ha 3 figli che deve lavorare, quindi è ovvio che verrà dato magari la precedenza rispetto a una persona che è più benestante, che non ha bisogno di lavorare, cose del genere, insomma, c'è tutta una serie di parametri. E tra quelle persone che si presentano c'è anche un indiano della riserva, un anziano della riserva che si presenta e si iscrive, e viene giustamente messo anche lui in fila. Dopo un po', dopo qualche settimana, qualche mese, i dottori si accorgono che c'è qualcosa che non va e capiscono che questo era un alcolizzato che aveva raggiunto un livello tale di disagio fisico che non riusciva più a bere. Beveva un bicchiere e entrava in coma, infatti, no? Non aveva più i reni che funzionavano e quindi il sangue era sempre intasato di alcol. E aveva scoperto che se si faceva la dialisi, dopo un paio di giorni alla grande poteva bere. E quindi lui andava a farsi la dialisi per bere. I medici sono sconvolti da questa cosa, perché è l'opposto di quello che non si aspettava. Invece di essere un aiuto per queste persone per avere una vita più sana, era una specie di aiuto al suicidio. E quindi si pone questo dilemma: cosa facciamo? Lo teniamo, magari c'è. Ha preso il posto di una persona magari che lavorava, di una persona che aveva bisogno, di una persona che sarebbe stata disposta ad assecondare molto di più i protocolli. È vero, la posizione dell'indiano, dice, è come quella di Flannery O'Connor, questa scrittrice americana, che diceva: quando sei a Roma, comportati come se fossi a Middletown, a Chirignano, a paese, eccetera. Sapete, no? Si dice: quando a Roma comportati secondo agisci come un romano, no? Cioè cerca di adattarti alle regole del posto. Invece il principio dell'etnocentrismo dice: quando sei a Roma comporta come se venissi dal tuo paese, cioè fregatene, imponi le tue regole. E l'indiano fa così. È vero, sono un indiano ubriacone, lo sono da qualche tempo e intendo restarlo, almeno finché voi altri riuscirete a tenervi in vita attaccandomi alla vostra dannata macchina. Questa è la posizione dell'indiano. Ora, come si conclude? Si conclude la storia amaramente che l'indiano muore alla fine. Ma perché Kirsch ci racconta questo episodio? Perché ci dice: se voi vi dite, caro Claude Lévi-Strauss, caro Richard Rohr, che un po' di etnocentrismo ci serve, che cosa sarebbe servito un po' di etnocentrismo in questo caso? Cioè, non erano già abbastanza etnocentrici tutti e due, i medici da un lato e l'indiano ubriacone dall'altro? E soprattutto, questa diversità non è che fosse arrivata dallo spazio profondo o da un barcone di rifugiati. Il medico, diciamo, idealista e l'indiano ubriacone sono entrambi, almeno che non vogliamo contestare la colonizzazione europea del 500, però veramente, ragazzi, risparmiatevela, ok? Cioè,
hanno il passaporto americano, sono tutti e due cittadini degli Stati Uniti d'America. Cioè, la diversità non se la devono andare a cercare fuori, ce l'hanno già dentro. E soprattutto, qual è il problema di questa storia? È un problema che mancava un po' di eterocentrismo? A voglia, quanto erano eterocentrici i medici che pretendevano che un indiano di una riserva del sud-ovest degli Stati Uniti, vissuto sicuramente in condizioni sociali terribili, potesse avere un altro modello di vita che non quello di devastarsi con l'acqua. E l'indiano era talmente eterocentrico da fregarsene veramente delle idee meravigliose di integrazione sociale, dei medici che erano venuti apposta a salvare l'umanità in quella parte. Io voglio soltanto bene, voglio soltanto bene. Tutta questa storia, dice Kierz, è avvenuta in una sorta di oscurità comunicativa. Quello che è mancato è, ci riporta a Yuval Harari, l'immaginazione. Cioè la capacità di uno di provare a vedere l'altro che cosa cavolo stava cercando di dire. Si è svolta questa storia, dice Kierz, nell'oscurità, e non è sicuramente un po' più di eterocentrismo che l'avrebbe resa meno oscura, anzi, un po' più di eterocentrismo non avrebbe fatto altro che esasperare, che avrebbero potuto i medici espellere l'indiano prima ancora che lui si suicidasse definitivamente. No, no, non è giusto, perché noi abbiamo questi principi, dobbiamo pensare alla papà. Oppure l'altro, poi l'eterocentrismo, dice: ma sai che c'è? Mi fanno veramente schifo questi bianchi colonizzatori, che io manco ce l'ho più. Non sarebbe servito a niente. E quindi, che cosa ci facciamo con questa differenza? Adesso che c'è, adesso che siamo tutti quanti mille piedi con le formiche che ci dicono che cosa sta succedendo intorno a noi. Non possiamo più far finta. Adesso perché il sistema planetario delle migrazioni, attivato diciamo nell'ultima fase della globalizzazione del secondo dopoguerra, ha reso l'Italia appunto un paese che era di emigranti, un paese di immigrati. Non possiamo più far finta. Cosa ci facciamo con questa diversità? Dobbiamo nasconderla, dobbiamo negarla, dobbiamo ignorarla, o dobbiamo magari santificarla nell'esotico? No, dobbiamo provare sempre ad aprire canali di comunicazione, punti di contatto, e non è una cosa che succeda tanto facilmente, non è una cosa spontanea che ci verrebbe da fare, dobbiamo addestrarci a questo dialogo con la diversità, perché gli indiani ubriaconi e i medici idealistici ce ne saranno sempre, contesti in cui dobbiamo farla dialogare. Due punti di non stanno nell'altro treno, non sono soltanto delle macchiette, delle silhouette che ci servono a stare bene tra di noi, come dice Rorty. Gli altri sono dentro il nostro orizzonte culturale e sociale. E quindi finisce. Sì. Questo fa. L'etnografia serve proprio a aprire spazi, diciamo, dell'archivio della differenza umana per registrare questa differenza. Le mappe e le carte potranno ancora tornare utili, come utili saranno le tavole, le storie, le immagini, le descrizioni e persino le teorie, se attinenti ai fatti. Gli usi dell'etnografia sono per lo più ancillari e tuttavia reali. Cioè l'etnografia è una disciplina ancillare, cioè che serve altre discipline. Come la compilazione dei dizionari o la molatura delle lenti. L'etnografia è, o dovrebbe essere, una disciplina che serve a qualcosa,
E questo qualcosa è il contatto attivo con una soggettività variante. L'etnografia è la più grande nemica dell'etnocentrismo, della tendenza a confinare le persone su pianeti culturali dove le sole idee influenti sono quelle del posto. Non perché ritenga che le persone sono tutte uguali, ma perché sa quanto siano profondamente diverse, non riuscendo tuttavia a ignorarsi a vicenda. Questo è. Il ruolo dell'etnografia è una specie di addestramento, di assunzione di consapevolezza del fatto che siamo tutti diversi. Quindi lavorare esplicitamente con la diversità diventa un modo per abituarci in quei contesti in cui daremo per scontato che invece la comunicazione riesce. C'è un pezzo che vediamo se lo... Non è tanto, no? C'era questo. Vabbè, diceva più o meno che il fatto che noi che consideriamo strano, no? Che qualcuno parli a nome di qualcuno, no? Non è giusto, cioè, bisogna che ogni soggetto prenda, no? La parola per se stesso, il portavoce, non esistono più. Cioè, ci sembra strano che qualcuno parli per qualcuno, forse ci sembra strano. Perché ancora non abbiamo capito quanto è strano che qualcuno parli con qualcuno. Quella è la stranezza, che riusciamo veramente a dirci delle cose attraverso questa nebbia di diversità che ci circonda, che riusciamo veramente a comunicare, a parlarci. Questa è la cosa incredibilmente difficile. E che invece continuiamo a dare per scontata, no? Il più delle volte non ascoltando, il più delle volte lamentandoci perché non siamo stati capiti, ma continuando così dando per scontato che avvenga. Invece, con l'addestramento dell'etnografia, dell'incontrare esplicitamente l'altro, possiamo abituarci a questa strana idea che è veramente strano comunicare, che comunicare è entrare dentro una fessura, come se, non so, inaspettata dell'altro, che non necessariamente ci dobbiamo aspettare. E finisce con quello che io mi sono tatuato sulla fronte a caratteri speculari, qui in modo che la mattina quando lo vedo e me lo leggo tutte le mattine, questa cosa qua. Dobbiamo imparare a comprendere quello che non possiamo accettare. In questo comprendere quello che non possiamo dire, che non necessariamente dobbiamo accettare, mettiamola così, ok? Io cerco di comprendere cos'è che porta un uomo a distruggersi a forza di bere. Non lo posso accettare, ok? Non lo voglio, perlomeno non lo voglio accettare, però penso che lo devo comprendere. Lo devo comprendere. In questo, le difficoltà sono davvero enormi, ma lo sono sempre state. È l'ultima pagina, è l'ultimo paragrafo. Comprendere quello che in un modo o nell'altro ci è alieno e tale rimarrà senza fare molti errori, che la succederà. Comprendere ciò che ci è alieno e tale rimarrà, senza cercare di minimizzarlo con vuoti balbettii sulla nostra comune umanità. Sì, certo, siamo tutti umani, tutti fratelli. E allora questo non mi consente di capire meglio quell'altro. Non voglio appiattirlo in una comune umanità che annulla di fatto la differenza, che è quello che mi interessa capire. Quindi senza minimizzarlo con questi balbettii sulla comune umanità, o neutralizzarlo, come l'ho fatto appunto Levi-Strauss e Rorty, con l'indifferenza
della ciascuno il suo, fate come vi pare, basta che ci lasciate in pace. Noi pensiamo a noi e poi voi, cacchi vostri. O ancora, un errore che succede spesso per gli studenti entusiasti di antropologia culturale, o ancora di liquidarlo come qualcosa di affascinante, persino grazioso, ma non perciò meno illogico. Beh sì, certo, ma si sa che d'altra parte si comportano così perché loro sono diversi. E allora c'è l'esotizzazione, vedete? La naturalizzazione, cioè l'aspetto di universalizzazione, l'esclusione etnocentrica e l'esotismo facile. Che carino! Eh? Questa capacità di comprendere ciò che ci rimarrà, ciò che aliena e tale rimarrà, è un'abilità che dobbiamo faticosamente imparare. E una volta imparata, lavorare continuamente per tenerla in vita, poiché non si tratta di una facoltà innata, come la percezione della profondità o il senso dell'equilibrio, sulla quale si possa fare senz'altro affidamento. Vedete, è un modello di azione non innato, ma acquisito e che ha bisogno di un mantenimento costante, di manutenzione. Perché vuol dire nuotare in senso contrario a quello che sarebbe una delle tendenze fondamentali dell'essere umano, vi ricordate, no? Lacan ce lo diceva, non lo voglio sapere, non me ne frega niente. Ma cosa mi frega di quelli cosa mangiano, come si vestono, che musica ascoltano, sti cavoli. E invece, se ce l'abbiamo qui, non stanno lì, nell'altro treno, non stanno lì lontano, se ce l'ho vicino di casa, ci devo fare i conti. E mi devo mettere dentro questa logica, anche fastidiosa, ve l'ho già detto, l'antropologia, se è soltanto una bella soddisfazione, non è una buona antropologia. L'antropologia senza un po' di orticaria non funziona. È uno sforzo, è andare controcorrente. Ok? Dai, ce la facciamo, va bene, 5 minuti, facciamo questo test? Eh? No, sono due o tre domande. Allora, ripeto il codice 7050-8939. Collegatevi. Menti.com. Non è ancora partito. Allora, wow, bene bene, ci siamo? Allora, sono queste comunità, sono due o tre domande, questi sono tutti i vostri avatar, ok? Prendiamo le luci e anche su, lo volete fare anche da Teams, mi raccomando, adesso magari con voi di Teams lo condivido pure, così vedete anche voi la schermata che vediamo. Ok? Allora. Dai, facciamo tutti? Vado, eh.
answer fast to get more points. Di fronte alla differenza tra cultura alta e bassa, l'antropologia crede che sia una differenza irrilevante. L'antropologia si interessa alle differenze che ogni cultura stabilisce. L'antropologia studia solo la cultura popolare. L'antropologia studia solo la cultura dell'elite. Forse scegliete una di queste quattro opzioni, ok? Abbiamo parlato a lungo, dovrebbe essere abbastanza facile, credo, insomma, no. Però per me è importante che ho cominciato a 10 secondi, 9, poi già il countdown, 75, 89, 39 per i ritardatari, 3, 2, 1 e via. Allora, ci sono, diciamo che è andata bene, ok? Vediamo, ovviamente l'antropologia non crede che sia una differenza rilevante, abbiamo insistito molto su questo punto, non la pratica lei, non dice questo pezzo della cultura è maggiore di quello, è migliore o più importante di quello, dice, però dentro le culture fanno questa gerarchia, si interessa al modo in cui le culture stanno. Vediamo un attimo un po', pagina successiva. Vediamo la leaderboard. E vi è chi è in testa? Credo che sia Joker. Joker conduce, va bene? Proseguiamo? La seconda domanda, attenti, pronti? Ovviamente chi risponde prima guadagna più punti. Un oggetto culturale è tradizionale per una cultura se la sua origine risale a un tempo remoto, è stato creato dai membri di quella cultura, viene usato dai suoi membri per un certo periodo di tempo o viene trasmesso in eredità? Rapidamente che sta scadendo il tempo. Poi ho concesso troppo poco tempo. È un classicone il fallimento. Troppe saghe di paese, troppi pali dei paesi dei vostri genitori e nonni. Vi rovinano questa prospettiva. Ok, la tradizione, ricordate, molto spesso è un'innovazione recente. È quello che è definita come tale, non è quella cosa che si è perduta. Vediamo un po' la classifica, vediamo come stava. Vediamo se. Allora, qui ci abbiamo. È stato un cambio clamoroso, vediamo. E la classifica finale quindi vede Magical Rhino in testa, seguito da Sam, Giulia, Fra Dialettico, Marianna e così via, non vi leggo tutti. Vediamo rapidamente la terza domanda. Terza domanda. La cultura è condivisa nel senso che tutti i suoi membri la possiedono interamente. Alcuni suoi membri la possiedono interamente. Alcuni suoi membri ne possiedono alcune porzioni. Tutti i suoi membri ne possiedono alcune porzioni. Nel test sono più o meno così le domande. Da così a più difficile. Poi, settimana prossima facciamo Aiming Ethic, che tipicamente fa sbroccare gli studenti. Vediamo. Tempo finito? Bravi, bene. Ancora c'è, ancora dobbiamo lavorare, ok ragazzi. Vediamo la classifica finale, con la premiazione anche. Orsetto di peluche per il vincitore. La vincitrice. Rhino, mi sembra che sia, infatti Magical Rhino 2684 punti, vincitore o vincitrice, non so. Bene, e con queste scemenze bisogna fare anche questo, non lo dite troppo in giro. Ci vediamo venerdì.